a te serviva vedere come magari si muoveva la tua squadra in campo. Sì, ma oggi insomma, eravamo stanchi, insomma. Poi ho fatto anche tre tempi di mezz'ora, fermarci così spesso non era, però avevamo sei attaccanti, volevo farli girare tutti, però insomma si è visto, c'è voglia, c'è impegno, insomma adesso la velocità la troveremo, siamo lenti ma stiamo lavorando tantissimo, adesso non serve a niente trovare velocità, però c'è una buona interpretazione, tutti ci danno dentro e questo mi lascia ben sperare. Ecco, cosa ti è piaciuto e magari che cosa vuoi rivedere fatto meglio? No, ma oggi c'era poco da vedere, insomma, adesso stiamo lavorando tanto. Volevo dargli una mezz'oretta nelle gambe, adesso da domenica insomma incominceremo a fare due tempi da 45, anche la partita scorrerà un po' più veloce, per cui bene, c'è grande impegno, intensità, i ragazzi sono grandi professionisti. Stiamo lavorando molto duro, per cui è chiaro che la brillantezza non è al massimo adesso, ma speriamo di averla per la prima di Coppa Italia. Fino ad allora spingeremo forte perché abbiamo bisogno di intensità. Qualcuno l'hai fatto giocare di più, qualcuno meno, come mai? No, per i ruoli, insomma, attaccanti ne ho tanti e devo ruotarli. Calabresi ha fatto quasi tutta perché ho pochi difensori, purtroppo ci mancano i nazionali e... Niente, li aspetteremo, intanto ruotiamo quelli che abbiamo e poi chiaramente da domenica incominceremo a mettere dei 45 minuti nelle gambe, che è la cosa più importante. Ciao, due cose. La prima, i nazionali per quando li aspetti? No, i nazionali hanno 21 giorni dall'ultima partita che hanno giocato, per cui Gonzalez arriverà prima, il 18 penso salirà qua, mentre Zemaili e i due svedesi torneranno per il 23, poi li avremo per la ripresa della preparazione dopo i due giorni e mezzo liberi. Invece parlavi di buona volontà e interpretazione, insomma volontà anche nell'applicarsi. Hai provato alcune cose, Orsolini sia da interno che da attaccante. C'è la buona volontà, no? E Calabresi, centrale, poi perché non avevi difensori, l'hai messo a sinistra. Ci sono dei segnali, cioè cosa hai visto? Sì, no, i segnali ce n'è, nel senso io cerco Orsolini, so che là la punta la può fare bene nelle sue caratteristiche. Lo sto guardando da mezzala, secondo me la può fare, è chiaro che deve imparare i movimenti, non ci ho mai giocato, però per il mio tipo di gioco le mezzali che si alzano, vanno tra le linee, brave tecnicamente, brave nell'uno contro uno, potrebbero servirci, per cui sia lui che Falletti voglio vederli in quel ruolo. Adesso dobbiamo fare esperimenti, dobbiamo vedere, però insomma mi è piaciuto l'interpretazione, il trovare il quinto, poi loro erano molto bassi, insomma si faceva fatica, però insomma c'è una buona volontà, mi piace l'atteggiamento che hanno. Invece l'altra cosa che mi interessava, Dykes, tu lo consideri esterno del centrocampo a 5 o eventualmente lo puoi anche impiegare come centrale difensivo? No, Dykes è solo un quinto, non può solo fare... Sì. Mbaye solo nella difesa 3? No, Mbaye può fare il terzo e il quinto. Lo sto provando terzo perché quinto so quello che mi può dare e so che lì lo fa, è il ruolo che ha nelle corde. Il terzo secondo me lo può imparare a fare perché è veloce, perché ha un buon palleggio, perché è molto rapido nell'uno contro uno. Io voglio insomma dei tre centrali, due esterni devono essere dei centrali che si attaccano all'uomo, che aggrediscono, per cui lui ha queste caratteristiche. Qui lui può giocare terzo e quinto, decideremo di volta in volta qual sarà la sua posizione, ma adesso ci tengo a lavorarlo da terzo perché il quinto l'ha sempre fatto e lo sa fare. Da grande attaccante quale sei stato, alla fine c'è stato un attimo che verso il portiere del Pinzolo che parava tutto, i pali, le cose, hai avuto un attimo, ti veniva un po' da ridere, dici guarda questo che parate che ci fa, che non facciamo gol, perché ti vedo anche negli allenamenti, urli sempre fate gol, perché fare gol ha obbito i giocatori a farli poi in campionato. Sì, beh, questo è normale, non dovrebbero mai stancarsi di segnare, però insomma oggi avevano le gambe molto pesanti, poi hanno fatto anche un lavoro aerobico dopo. Insomma adesso non possiamo guardare, se fossimo brillanti adesso ci sarebbe da preoccuparsi. Adesso dobbiamo trovare qualche giocata, dobbiamo sicuramente domenica miglioreremo, dovremo migliorare partita dopo partita per arrivare alla prima di Coppa Italia e vincerla, perché ci teniamo ad andare avanti in Coppa Italia e a fare bene. Però come dicevo prima, ho trovato grande disponibilità, è un gruppo che è serio, che ha voglia di lavorare, che anche se sono sfiniti rimangono in campo e non riesco a mandarli dentro, questo è un bel segnale per un allenatore. A proposito di giocate, i primi due gol arrivano da calcio d'angolo, avete lavorato anche su situazione di palla inattiva, non è un caso? No, ho lavorato poco, devo essere sincero,
insomma, sono stati bravi loro a calciare, le palline attive le ho lavorate solo stamattina, adesso devo fare altro, insomma, le palline attive è un mio crucio, ma ci lavorerò poi quando, insomma, avrò un po' più di tempo. Adesso preferisco lavorare su certi meccanismi che dobbiamo imparare, per cui, insomma, però, casualmente i primi due gol sono venuti su due palle inattive, mi fa piacere perché, insomma, è stato un po' il nostro, dell'anno scorso è stata la nostra arma vincente del Venezia, per cui, però oggi l'avevo provate poca. Fuori dal campo hai già deciso quale capitano affidare la squadra, deciderà la squadra, gli va bene, andrà bene qualsiasi giocatore sceglieranno? No, il capitano lo decideremo quando torneranno in nazionale e quando ci saranno tutti, però, insomma, gli indiziati sono quelli, insomma, da Zemaili a Poli, a Palacio, ad Acosta, questi sono tutti a De Maio, a Mattia, insomma, questi 5-6 sono quelli più esperti, per cui, insomma, adesso vedremo e poi prenderemo la decisione del capitano e del vice capitano. Quello che dirà la squadra oppure comunque le parlerà con loro, insomma. Il capitano deciderò io in base a quello che capirò, che vuole la squadra, perché poi il capitano, ma il mio capitano non sarà chi lo porterà la fascia sul braccio, sarebbe troppo semplice. I miei capitani dovranno essere tutti i giorni nello spogliatoio, questi 5-6, che sono i capitani, sono gli uomini più d'esperienza, per cui se è solo il capitano quello che porta la fascia saremmo messi male. Curiosità ultima proprio, avevi dato indicazioni sul calcio di rigore o no? Perché è sembrato che Orsolini sia rimasto un po' di sasso. No, ma oggi non erano indicazioni, no, Pektovic e Orsolini si hanno tirato bene tutti e due, ha deciso di tirare Bruno. Sì. Ok.